Buonasera a tutte le amiche e gli amici della Palla Spicchi. Matteo Leo e Antonio Giancane sono pronti per raccontarvi nuovamente le avventure della MD Discount Quarta Caffè Monteroni nel girone D del campionato di Serie B di pallacanestro. I salentini vengono dalla sconfitta in quel di Ortone, adesso quest'oggi ospiteranno la Pallacanestro Senigallia, che a loro volta è uscita sconfitta dalla sfida contro la capolista San Severo. Per i salentini attualmente undicesima posizione in classifica, quota 14 punti insieme a Bisceglie e Giulianova, mentre per Senigallia settimo posto, che attualmente varrebbe l'accesso ai playoff. Passo intanto la parola ad Antonio Giancane per i consueti saluti iniziali. Buonasera a tutti, insieme a Matteo Leo anche stasera per una nuova avventura cestistica, la 19esima di campionato, quarta del girone di andata qui alla Pala Quarta Lauretti di Monteroni, per assistere a una gara veramente importante per Monteroni, una delle gare più significative del campionato, per sapere se Monteroni può ambire a qualcosa di più della semplice salvezza oppure deve guardarsi dalle squadre che seguono in classifica, vista la situazione all'undicesimo posto a sole due lunghezze dalle squadre che oggi sicuramente hanno anche esse delle prove importanti. Starting five delle squadre: Monteroni sceglie di mandare in campo Rodriguez con posizione di play, esterni giocheranno Poti e Ingrosso, a difendere e attaccare il pitturato Ianuale e Emanuele Mocavero. Risponde coach Valli per Senigallia schierando Gnaccarini in posizione di play, esterni giocheranno Barzanti e Baddaloni, e a difendere il pitturato e ad attaccarlo Marinelli e con il numero 5 Pierantoni. Minuto di raccoglimento. Minuto di raccoglimento che non ci è dato sapere per la motivazione. Condividiamo naturalmente, qualunque sia la motivazione, questo rispetto per qualsiasi causa o evento che lo abbia richiesto. Pronti intanto le squadre per il salto a due, Marinelli e Ianuale a contendersi il primo palleggio. È così che Senigallia, insieme a Barzanti, prova lo scarico per Marinelli e i primi due punti per Senigallia, proprio a cura del Cigno, difensore numero 6, un'ala del 1984, che tanto male fece a Monteroni nella prima sconfitta del girone d'andata proprio al Palapanzini di Senigallia. Risponde subito Alessandro Poti, rientrato questa sera efficiente all'ordine di coach Manfreda, mentre Barzanti si iscrive al referto con la sua specialità. Sì, ecco, subito a referto due degli elementi più importanti a disposizione di coach Valli, vale a dire Marinelli in primis e poi Barzanti, rientrato da poco da un infortunio alla mano e terribile, temibile tiratore dall'arco, in grado di fare tanto male alle difese avversarie. Intanto si alza da tre punti anche il numero 5 Pierantoni, il capitano di Senigallia, e porta subito a quota 8 il punteggio per Senigallia, che appunto ha mandato a segno due conclusioni dall'arco e una sotto canestro con il già citato Marinelli. Prova a replicare Poti dalla lunga distanza, non va il suo tentativo e amministra il rimbalzo lo stesso Pierantoni.
Ancora Pierantoni da tre, stavolta il ferro a negargli la conclusione. Monteroni ci ha provato con Poti senza esito. È lo stesso Poti che prova di tabella a trovare il fondo della retina. Nulla di fatto. Ancora Senigallia, il ribaltamento in diagonale sbagliato di Maddaloni e quindi nuovo possesso per Monteroni. Senigallia è partito forte mostrando una delle sue armi migliori, il tiro dalla lunga. Squadra molto profonda quella di Senigallia, in grado di disporre sul parquet atleti complementari tra loro e che possono mettere in difficoltà qualsiasi difesa, come testimonia l'attuale posizione in classifica dei marchigiani. Intanto primo canestro, primo appuntamento con i due punti per Emanuele Mocavoro, che con un bel canestro rovesciato trova il quarto punto di squadra. Adesso prova a rispondere Senigallia dall'arco con il numero 11 Maddaloni, che trova soltanto il secondo ferro e permette così a Monteroni di ripartire per altri 24 secondi offensivi. Mocavero, vista l'impossibilità di servire il consegnato per Rodriguez, si mette in proprio, prova da tre, ma il ferro gli nega il fondo della retina. Poi Gnaccarini si fa fermare in attacco e Rodriguez riparte per i giallo-blu salentini. Il passaggio per Ianuale da parte di Rodriguez, poi c'è lo sfondo in attacco da parte di Emanuele Mocavero ai danni di Pierantoni, probabilmente primo fallo per il lungo salentino. Stasera ci dovrà fare i conti anche con le fallosità per provare a tenersi attaccati allo score. Sì, assolutamente, una squadra fisica quella di Senigallia che può mettere in difficoltà anche sotto l'aspetto dei falli i ragazzi di coach Manfreda. Parte in penetrazione il numero 11 Maddaloni, trova il fallo di Jeff Rodriguez, quindi avrà a disposizione due tiri liberi. Fiammata di Maddaloni, che però ha incontrato scarsa resistenza alla difesa monteronese. Le maglie piuttosto larghe hanno permesso il movimento verso il canestro dell'esterno in casacca biancorossa numero 11, che sbaglia il primo tentativo con i ferri del palaquarta Lauretti che respingono il primo tiro libero del giocatore in maglia numero 11. 1-2 con il secondo tentativo, invece trova il fondo della retina. Una prateria sfruttata bene da Maddaloni, che gli ha fruttato un 1-2 a cronometro fermo. Monteroni riparte sull'asse, Rodriguez in grosso, Rodriguez che poi scarica per Poti, fuori ancora per lui in palleggio per Mocavero, quindi l'assist per Ianuali, il gancio di Mancino e due punti buoni per Monteroni. Rientra in quintetto Ianuale, si fa trovare pronto in questa occasione dopo il buon passaggio di Emanuele Mocavoro. Si è svitato bene pressi del canestro e si è alzato con un bel semigancio destro. Adesso Maddaloni ancora una volta, Gnaccarini a gestire la palla, prova a mettersi in proprio e ci riesce con un bel jumper dalla media distanza che va a segno per l'11-6 in favore di Senigallia. Poti vediamo impegnato ad attaccare il pitturato, poi sceglie di andare fuori per Rodriguez, il tiro da tre, ancora nulla di fatto dalla lunga per Monteroni, mentre un 2-4 per Senigallia. Marinelli intanto prova a sfondare su Ianuale tiene bene la difesa con il corpo nel cilindro e riesce a sbilanciare proprio Marinelli. Intanto Rodriguez, l'arresto e tiro che trova il ferro, poi il rimbalzo di Ianuale, corto il gancio del numero 7 in giallo-blu. È stato lesto Ianuale ad afferrare il rimbalzo, però sbilanciato non è riuscito a trovare la conclusione. Qui nel rientro in difesa un po' troppo lento ed è costretto a commettere fallo sul numero 6 Marinelli. Time out chiamato dalla panchina monteronese dopo il primo fallo assegnato a Gianmarco Ianuale, quindi coach Manfreda vuole ridisegnare un po' il gioco offensivo che è sembrato un po' chiuso fino a questo momento, in questa prima parte di primo quarto.
Mi è sembrato un po' anche la mancanza di grinta del Monteroni, a differenza di tanta verve in fase offensiva degli ospiti, che oltre ad attaccare il canestro trovano anche delle buone soluzioni sulla circolazione di palla sull'arco e anche naturalmente le buone qualità, le buone percentuali dal tiro dall'arco. Monteroni 0 su 3 dalla linea di 6,75, 2 su 4 per Senigallia che tira col 50%, naturalmente tre falli per Monteroni che stenta a tenere proprio il vigore offensivo dei biancorossi marchigiani. Sì, assolutamente, ancora non è partito nel migliore dei modi Monteroni, che sicuramente ci ha abituato in altre occasioni a partenze più incisive e con maggiore grinta. Vedremo se questo time out servirà proprio a rimediare alla partenza non ottimale dei salentini in casacca gialloblu, mentre il succitato Marinelli adesso sarà alle prese con i due tiri liberi dopo il fallo subito da Gianmarco Ianuale ai suoi danni. Buono il primo tentativo, buono anche il secondo dopo l'aiuto del ferro e del tabellone della palla quarta Lauretti. Riparte Giancarlo Rodriguez tenuto a tutto campo da Gnaccarini. Monteroni prova ad attaccare il canestro con Mocavero, la palla che poi carambola sul ferro, viene contesa da quattro giocatori e Monteroni che recupera il rimbalzo sempre con Mocavero. Poi c'è il fallo su di lui di Pierantoni che non lascia girare il centro salentino e quindi per Mocavero ci sarà una rimessa lato corto del campo in zona di attacco. Vediamo Emanuele Mocavero che si appresta a trovare un compagno libero, lo trova in Ianuale, poi in grosso, l'assist per lui, si gira, stavolta c'è infrazione di passi di Emanuele Mocavero, segnalato dal secondo arbitro, la signora Bandinelli Diletta di Murlo, provincia di Siena, mentre il primo arbitro è il signor Massafra Antonio di Firenze. Attacca Maddaloni per Marinelli, l'arresto, il tiro corto e Poti recupera il rimbalzo difensivo e gioca Monteroni con Rodriguez, lo scarico per Ingrosso, quindi sbaglia Mocavero, l'appoggio a Poti, Ianuale non riesce a tenere la palla in campo, palla persa per Monteroni, bisogna tenere alta la concentrazione. Di disattenzione pura questo è il Monteroni, con un passaggio decisamente mal calibrato e poca feeling tra i compagni in questa occasione. Errore ripetuto dall'altra parte anche da Senigallia, quindi Monteroni corre ai ripari, nessun danno provocato dalla precedente palla persa, adesso può attaccare con Giancarlo Rodriguez che supera le linee di metà campo, cede a Mocavero, a sua volta passa a Ingrosso, la palla finisce nelle mani di Ianuale che si alza dalla media distanza e trova il fondo della retina. 8 Monteroni, 13 Senigallia, 3:47 dalla fine del primo quarto. Gnaccarini, la penetrazione, lo scarico per Marinelli, fuori per Maddaloni, quindi il tentativo di pick and roll sul blocco di Marinelli, ci ripensa la penetrazione di Maddaloni che prova di tabella a trovare il fondo della retina senza esito, riparte Monteroni, Poti fino in fondo di appoggio al tabellone, sfortunato, la palla viene rispedita in campo dalla ferro e poi Maddaloni si avvicina ma sbaglia la misura del tiro e ancora il possesso per Senigallia che era imposta con Gnaccarini, Pierantoni si mette di mezzo, Rodriguez che tocca il pallone, palla che finisce in out per un nuovo possesso con 7 secondi da giocare per i marchigiani di Coccivalli. Rimessa affidata al numero 9 Barzanti, ancora non è entrato in piena partita fino a questo momento, intanto l'arbitro segnala il fallo in attacco fischiato al numero 6 Marinelli che ha provato a svincolarsi della marcatura di Gianmarco Ianuale con una irregolarità ravvisata dal primo arbitro, quindi rimessa per Monteroni gestita proprio dallo stesso Ianuale.
Sì, una sbracciata evidente quella di Marinelli, l'arbitro si è accorto e ha sanzionato. Intanto Rodriguez da tre, la conclusione lunga, il ferro rimanda in campo la palla a spicchi, poi Barzanti riparte in transizione, si ferma da Gnaccarini, poi l'assist per Marinelli, fuori per Maddaloni, ancora in post Marinelli tenuto da Mocavero, Marinelli prova ad attaccare Mocavero, poi c'è Poti che gli contende la palla, alla fine con scarso equilibrio prova la conclusione ma la sbaglia, Monteroni ancora disattento, regala un altro possesso. Manuale scippato del pallone da parte del numero 11 Maddaloni, quindi concede nuovi 24 secondi a Senigallia non sfruttati dalla squadra biancorossa. Contropiede gestito da Jeff Rodriguez che subisce il fallo di Marinelli, un fallo anche un po' abbastanza duro da parte del lungo di Senigallia che viene richiamato in panchina oltre al time out chiamato dalla stessa panchina di Senigallia, il lungo in casacca numero 6 e al suo secondo fallo personale, conseguentemente coach Valli preferirà richiamarlo in panchina per gestire la sua situazione personale appunto. Ricostituita la parità a livello di infrazione di falli per le due squadre, era partita bene Senigallia che aveva costretto al fallo la difesa monteronese, Monteroni che adesso ha trovato una maggiore fluidità nella manovra di attacco e Senigallia deve correre ai ripari per creare anche situazioni di blocco lì sotto nel pitturato, e in una di queste sia in attacco che in difesa Marinelli in poco meno di un minuto si iscrive al referto con due infrazioni di falli. E intanto squadre che escono dal time out chiamato da coach Valli che vuole un attimino abbassare ancora i ritmi. Monteroni comunque non è riuscito del tutto a rientrare delle break iniziale di 8-0 e quindi adesso proverà con Juan Carlos Rodriguez Made a tamponare, a tornare a un possesso di svantaggio nella situazione in cui Juan Carlos Rodriguez riuscirà a realizzare i due tiri a cronometro fermo. Il primo è a segno, terzo per Juan Carlos Rodriguez. Il primo punto della serata, fa 2 su 2 il giocatore italo-dominicano, 10 per Monteroni, 13 per Senigallia, un solo possesso di svantaggio, mentre Juan Carlos Rodriguez si accomoda in panchina al suo posto il secondo play, Matteo Martina. Attacca Senigallia con il tentativo dalla lunga distanza messo a segno dal numero 8 Catalani, entrato da pochi secondi proprio al posto del numero 6 Marinelli. Riparte Monteroni che si affida a Poti dalla lunga distanza, non va il suo tentativo, la palla viene sputata fuori dal rimbalzo di Gianmarco Ianuale, nuovo tiro dalla lunga distanza parte Emanuele Mocavero che trova soltanto il secondo ferro, viene sanzionato intanto un fallo in attacco a Federico Ingrosso, il suo primo fallo personale, il tentativo di agguantare la sfera, l'esterno in casacca numero 4 giallo blu ha commesso questa infrazione. 100 secondi al termine della prima minifrazione. Barzanti per prova a trovare un compagno, il consegnato per Maddaloni che prova a trovare la conclusione in jumper, palla che si arrampica sul ferro e trova il fondo della retina, primi due punti per il numero 11, terzo punto per Maddaloni, aveva segnato un 1 su 2 dalla lunetta, più 8 per Senigallia qui a Monteroni, mentre una forma di high ball di Ianuale trova la tabella, poi il ferro ed esce. Ripossesso per Senigallia, Pierantoni per Gnaccarini, la penetrazione su Poti, lo sfondo di Gnaccarini su Poti e palla riconquistata dal Monteroni. Tanto in campo un giovane emergente della Serie B, il numero 12, classe 96, si tratta di Michele Caverni che ha un buon minutaggio e anche delle buone percentuali al posto di Gnaccarini che ritrova il Pino.
stagione più che positiva quella di Caverni sino a questo momento, un giocatore classe 96 in grado comunque di incidere già a questi livelli, come confermato anche dalla convocazione al recente All-Star Game del campionato di Serie B. È sicuramente una soddisfazione personale per il giovane talento in casacca biancorossa, capace anche di giocare in posizione di guardia, dotato di un buon tiro oltre che di ottima gestione dei ritmi partita. Sarà una sfida nella sfida con un altro giovanissimo, Matteo Martina, classe 99, che come ben sapete, seguendo le avventure del Montenoni, è in grado anche lui di incidere sulle partite della squadra salentina. Rimessa, tutto pronto dopo l'asciugatura del campo per la ripresa della partita, rimessa affidata a Federico Ingrosso e palla finisce proprio nelle mani di Matteo Martino. Superata la linea di metà campo, la palla finisce nelle mani di Emanuele Mocavoro, poi nuovamente Matteo Martina attacca con prepotenza il canestro e trova i suoi primi due punti della serata con un comodo appoggio. Il giocatore in casacca numero 24, ottima fiammata del giovane play salentino. Ci prova Caverni dall'altra parte, ma proprio Matteo Martina lo ostacola e agguanta il rimbalzo. Si ripropone in attacco Montenoni con Ianuale, buono il passaggio per Emanuele Mocavoro, appoggio vincente al tabellone anche per Emanuele Mocavoro, 14 Montenoni, 18 Senigallia. Ultimi 14 secondi, Senigallia che attacca con Maddaloni, su di lui Poti lo aggredisce, Poti, poi Maddaloni si ferma, prova a scaricare per Caverni in angolo per il numero 8, si tratta di Catalani che mette la seconda tripla su due tentativi proprio a fil di sirena. Si chiude il primo quarto sul 14 Monteroni, 21 per Senigallia, frutto naturalmente di una buona verve realizzativa dall'arco per gli ospiti. Sì, Catalani proprio autore dell'ultima tripla a fil di sirena, si era già reso protagonista con un'altra conclusione dalla lunga distanza, un 4 su 6 complessivo per la squadra di coach Valli, che sicuramente si è resa protagonista dall'arco dei 6,75 con una prestazione di assoluto livello. Monteroni prova a tenere botta con 14 punti complessivi, un attacco altalenante, una difesa che ogni tanto ha lasciato un po' troppo spazio al talento dei biancorossi marchigiani. È un film già visto in quel di Ortona, dove i monteronesi hanno lasciato tiri aperti a un talento quale Fabrizio Gialloreto, che si è espresso veramente a livelli molto alti in casa, ma che sicuramente ha avuto anche l'aiuto della poca aggressività difensiva di Monteroni, che paga oltremodo queste disattenzioni dall'arco. Quindi Monteroni deve sicuramente provare a trovare una soluzione per stringere le distanze e uscire prima sul tiratore, e questo naturalmente dovrebbe essere una costante in tutte le azioni. Dall'altra dovrebbe provare a segnare dall'arco, visto che dopo 10 minuti Monteroni non ha mai segnato dalla linea dei sogni, pur avendo avuto 5 tentativi a disposizione con dei tiri piuttosto aperti. Tanto il palazzetto, che si è riempito gradualmente, comincia ad incoraggiare la compagine di casa. Ci auguriamo che possa essere propedeutico per un risveglio dei salentini, che in questa seconda mini frazione avvicendano Mocavero, Ianuale in campo, Serio e Pagliano per attaccare e difendere il pitturato. Esordio davanti al proprio pubblico per Simone Serio, che già ad Ortona aveva indossato nuovamente i colori giallo-blu dopo la sua esperienza nelle passate stagioni. Adesso Monteroni prova ad attaccare un passaggio di Alessandro Poti deviato dalla difesa di Senigallia, quindi rimessa da fondo campo per i giallo-blu con 12 secondi rimasti sul cronometro dei 24. Palla finisce nelle mani di Ingrosso, poi Poti esce dai blocchi, si alza da 3 punti ed eccola la prima tripla di serata del Monteroni e di Alessandro Poti, 17 a 21 per Senigallia.
Era ora che Monteroni riuscisse a trovare la via del canestro dalla lunga. Intanto Barzanti provoca lo scompiglio nella difesa salentina, poi sbaglia l'appoggio alla tabella. Monteroni recupera il pallone, intanto pronto Rodriguez a rientrare in campo, e Poti che fa il Poti fino in fondo, quinto punto in pochi secondi per Alessandro Poti. Azione sgusciante di Alessandro Poti, che ha fintato il tiro, il suo diretto avversario ha boccato al tentativo di finta appunto di Poti, che poi è riuscito a svincolarsi dalla marcatura anche degli altri difensori e ad appoggiare al vetro il 19° punto di squadra. Monteroni riconquista il pallone dopo il tentativo sbagliato da Senigallia, palla gestita da Matteo Martina che si avventura nell'area dei 3 secondi, poi la palla finisce fuori nelle mani proprio di Alessandro Poti, che nuovamente si ripropone al tiro con un semigancio sinistro che stavolta non trova esito positivo. Riparte in contropiede Senigallia con il numero 9 Barzanti, che si alza dalla media distanza, non va il suo tentativo, lotta a rimbalzo il numero 5 Pierantoni con Simone Serio e alla fine ottiene 2 tiri liberi con il conseguente fallo personale del lungo in casacca numero 14. Rientra in campo per Monteroni Jeff Rodriguez, viene richiamato in panchina l'esterno Federico Ingrosso, quindi carta del doppio playmaker per coach Manfreda in questo momento. Anche Barzanti trova il pino al suo posto col numero 18, il Fabrizio Pasquinelli, un idolo della tifoseria di Senigallia. Intanto Pierantoni che sbaglia il primo dei 2 tiri liberi, e ci conforta il fallo speso bene da Simone Serio, fa 1 su 2 Pierantoni, quarto punto complessivo per lui, ancora più 3 Senigallia sul 19, Monteroni 22 Senigallia. Attacca Monteroni con Rodriguez fino in fondo, c'è il fallo di Pasquinelli su Rodriguez non sanzionato dall'arbitro, poi Maddaloni scarica per il numero 8 Catalani, che deve naturalmente fare i conti pure con le statistiche, non sempre è festa. Eh sì, tentativo sbagliato del lungo Catalani dall'arco, nuovamente in posizione angolo. Intanto buon movimento di Simone Serio sotto canestro, però non trova la via del canestro, calibrato male il tentativo, ma buono il recupero difensivo dello stesso Serio, che in qualche modo anticipa il passaggio destinato a Pierantoni. La palla finisce lungo la linea laterale, quindi rimessa laterale per Senigallia gestita dal numero 12 Caverni, tutto pronto per la rimessa, destinatario del passaggio Maddaloni che si alza in palleggio, poi passa la palla a Pierantoni dalla lunga distanza, sputato dal ferro il suo tentativo. Riparte Monteroni con Rodriguez, chiamato lo schema testa, sfrutta in qualche modo il blocco di Simone Serio, si alza vicino nei pressi del canestro con un'improbabile parabola che per poco non trovava buon esito, e dall'altra parte viene sanzionato il fallo alla difesa monteronese, più precisamente a Simone Serio, secondo fallo personale per lui, mentre coach Manfreda fa entrare per la prima volta in questo match Francesco Leucci, per elevando dal parquet di gioco Alessandro Poti. Mischia le carte coach Manfreda con un quintetto inedito, in posizione di play gioca Martina, come esterni Leucci e Rodriguez, e Serio e Pagliano ad attaccare e difendere il pitturato. Sbaglia intanto da 3 Pasquinelli, si abbassano le percentuali anche per Senigallia, mentre Martina dovrebbe trovare spazio, dà a Rodriguez che deve liberarsi di Pasquinelli, poi si alza da 3 solo ferro, il rimbalzo di Leucci, ancora un secondo possesso per Monteroni, alla fine Matteo Martina da 3 mette la bomba. Freddezza assoluta di Matteo Martina dall'arco, 22 pari
impatta il Montanoni in situazione di parità dopo essere stato praticamente sotto per tutta la partita. Riesce a 6 minuti e 18 dalla fine del secondo quarto a raggiungere la squadra marchigiana grazie alla conclusione dall'arco di Matteo Martina. Buona l'azione del Montanoni con la penetrazione di Rodriguez, che ha trovato lungo l'arco Francesco Leucci, che a sua volta ha passato la sfera allo stesso Matteo Martina, che si è fatto trovare pronto. Rimessa laterale per Senigallia, gestita nuovamente da Caverni. Palla finisce nelle mani di Gnaccarini, che passa a Pierantoni, nuovamente a 3 punti. Non va il lungo in casacca biancorossa. Riparte Montanoni con Rodriguez, che sfida proprio Pierantoni e trova l'appoggio vincente. Corre ai ripari coach Valli, chiama time out. Montanoni passa in vantaggio a quota 24, mentre il tabellone ancora non conferma, lo fa in questo momento l'avvenuto sorpasso della squadra in casacca gialloblu. La reazione d'orgoglio dei salentini, che prima impattano sul quota 22, poi mettono il naso avanti con un'azione di Rodriguez di grande vigore agonistico, di grande cuore. 24 per Monteroni, 22 per Senigallia, secondo time out cui coach Valli è costretto a ricorrere per fermare l'inerzia della gara che Monteroni aveva indirizzato a suo favore. Quindi un parziale di tutto rispetto, un 10-1 di Monteroni, che sicuramente danno merito al ritrovato vigore agonistico e anche il cuore dei giocatori in casa giallo-blu, forse anche una maggiore atleticità della squadra salentina, che ha ridotto i chilogrammi in campo schierando Pagliano e Serio al posto di Mocavero, poi ha fatto sedere anche Ingrosso e Poti per tenerli freschi per il finale. Una buona gara di Matteo Martina, che si è fatto notare sia in fase offensiva che difensiva, mentre coach Valli ha richiamato in campo Gnaccarini, che è sicuramente più veloce del giocatore Pierantoni, che si è ritrovato il pino. Caverni intanto attaccato da Martina, poi lo scarico per il giocatore numero 8, che pare aver perso la mano calda. Secondo la conclusione sbagliata in questo secondo quarto per Catalani, che invece nel primo periodo ha realizzato un eccellente 2-2. Intanto fallo fischiato ai danni di Pasquinelli, fallo subito da Simone Serio, che stava piazzando un blocco da cui far uscire uno dei tiratori di coach Manfreda. Rimessa dal fondo per Montanoni, che sarà effettuata da Jeff Rodriguez, destinatario del suo passaggio, il capitano Alessandro Pagliano, che a sua volta preferisce affidare la palla a Matteo Martina. Nuovamente Rodriguez affronta Pasquinelli, prova a superarlo in qualche palleggio e subisce il fallo dello stesso Pasquinelli, suo secondo fallo personale in pochi istanti, e quindi una notizia più che positiva per Montanoni, che avrà a disposizione una nuova rimessa. Ecco il nuovo gioco a due Rodriguez e Pagliano. Il proprio Rodriguez si avventura nel cuore dell'area e trova il nuovo appoggio vincente. 26 Montanoni, 22 Senigallia, che perde palla con l'ultimo tocco effettuato da Gnaccarini, e quindi rimessa nuovamente di marca gialloblu. Coach Valli richiama Barzanti in campo, perché sicuramente anche bisogno di maggiore esperienza e di maggiore possibilità di utilizzare il tiro da tre, visto che Bertoni ha perso la mano calda e Pierantoni è seduto in panchina. Da tre intanto ci prova Rodriguez, solo ferro per lui, e il fallo a Marinelli su Serio, e anche a livello di falli si arriva sul 6 pari dopo che Monteroni guida lo score progressivo di 4 punti sul parziale di Monteroni 26 Senigallia 22, e ci sarà Monteroni con due tiri
con una rimessa lato lungo, lato corto del campo in zona di attacco. Simone Serio, che mi pare meglio inserito dopo la prova evanescente di Ortona, ma raggiunto solo da qualche giorno, mentre Coccio Valli fa sedere Bertone e Marinelli. Al suo posto rientrano Pierantoni e poi con il numero 8, era Catalani col numero 8, col numero 10 Bertone che entra in campo. Intanto c'è Leucci, quindi Rodriguez che prova a giocare il pick and roll, poi supera Barzanti, va su Pierantoni, la palla che carambola sul ferro ed esce. Pierantoni che recupera il rimbalzo e ora Senigallia gioca con Pasquinelli. In effetti, come sottolineava in precedenza Antonio, intanto palla recuperata nel Montoroni in contropiede, Rodriguez subisce il fallo di Barzanti che fa di tutto per evitare la conclusione facile di Rodriguez, ai limiti del fallo antisportivo, l'infrazione di Barzanti al suo primo fallo personale. Due tiri liberi quindi per Jeff Rodriguez. Dicevamo, buono l'impatto difensivo non solo di Simone Serio, che ha subito tre falli e quindi ha caricato di problemi la panchina di coach Valli. Buono il primo tentativo a cronometro fermo da parte di Rodriguez, che vista anche con il secondo, 28esimo punto di squadra a fronte dei 22 Senigalli, che ne ha realizzato soltanto uno in questo secondo quarto. Ci prova a sbloccare la situazione Barzanti, la palla finisce nelle mani di Pasquinelli, buono il passaggio per Pierantoni, bella azione di Senigallia che trova finalmente i due punti in questo secondo quarto. Assist al bacio per Pierantoni, che non si fa pregare, appoggia in tabella, mentre ancora una penetrazione con esito in layup positivo per Matteo Martina, grande prova del giovane classe 99. Impatto notevolissimo e Matteo Martina intanto si scrive da lontanissimo Barzanti con una conclusione chilometrica, praticamente riuscito a trovare il fondo della retina. Diciamo, Matteo Martina ha avuto un impatto sicuramente notevole in questa partita, come ha fatto anche in altre precedenti occasioni. Ci prova dalla lunga distanza Francesco Leucci, che replica Barzanti e trova il 33esimo punto per la MD Discount Quarta Caffè Montoroni. 3 minuti e 10 alla fine del primo tempo, attacca Senigallia con Barzanti. Anzi, si ferma nei pressi della linea del tiro libero, apre per Pasquinelli che trova soltanto il secondo ferro, lotta a rimbalzo Simone Serio che finisce a terra, ma la palla sarà per Monteroni dopo che il lungo gialloblu è riuscito a lanciarla addosso a Pierantoni, che ha qualcosa da dire proprio a Simone Serio. Rimessa dal fondo quindi per Monteroni, gestita da il capitano Alessandro Pagliano. Gioca Monteroni con Poti, mentre prima mi è sembrato che Pierantoni avesse proprio preso in braccio Serio. Non è stato sanzionato il fallo, la direzione di gara ha scelto per dare il possesso a Monteroni, due errori nella stessa chiamata. Comunque non è stato penalizzato Monteroni, che adesso trova anche la via del canestro da tre con Rodriguez. Pronta risposta di Barzanti, nuovamente conclusione pazzesca dell'esterno in casacca numero 9, che da almeno 8 metri ha trovato la seconda conclusione alla lunga distanza in questo secondo quarto. Ci riprova Alessandro Poti, che trova soltanto il primo ferro, ma proprio Barzanti nel tentativo di ostacolarlo ha impattato con il giocatore numero 8 in casacca gialloblu, che avrà a disposizione quindi 3 tiri liberi a cronometro fermo. Richiamato in panchina Simone Serio, un positivo Simone Serio, rimesso in campo Emanuele Mocavero. Vedremo adesso come l'esterno gialloblu mancino Alessandro Potri gestirà questi 3 tiri liberi. 3 tiri liberi affidati alle mani di Alessandro Poti, mentre Pierantoni continua a dialogare con la signora Diletta
Bandinelli di Murlo in provincia di Siena, una prima volta forse che una donna arbitra in Serie B qui al Pala Quarta Lauretti. Mi pare che sia positivo la sua presenza qui nel palazzetto fino a questo momento. Va intanto il primo tiro dalla lunetta per Alessandro Poti, che poi sbaglia il secondo e rovina la media del 100% per Monteroni. Ancora il terzo tiro, fa 2 su 3 Alessandro Poti per un totale di 6 su 7 per Monteroni. Gli altri 4 punti con un 100% dalla lunetta per Juan Carlos Rodriguez, mentre Barzanti si fa notare con la sua specialità. Clamorosa prestazione in questo secondo periodo per Barzanti, che era partito un po' sottotono nei primi 10 minuti, adesso si è reso protagonista di 3 conclusioni all'arco consecutive. Bel gioco sull'asse play pivot del Monteroni, con un ottimo assist al bacio di Rodriguez, di cui è destinatario diretto beneficiario Emanuele Mocavero. Trova i 2 punti personali nuovamente con un appoggio al vetro. Sbaglia Senigallia, ma trova il rimbalzo lungo con Barzanti, che subisce il fallo di Alessandro Poti. Non ci saranno 2 tiri liberi, in quanto Monteroni ha al suo 4° fallo di squadra, primo fallo personale per Poti, solo semplice rimessa per Senigallia. Barzanti per Gnaccarini, quindi il tentativo di pick and roll, poi lo scarico per Pierantoni, ancora Gnaccarini tenuto da Rodriguez, arresto il tiro, il ferro gli nega la retina, il rimbalzo di Mocavero e poi Rodriguez e Leucci. Rodriguez si ferma per Mocavero, da Poti la penetrazione fino in fondo, il lay-up, Alessandro Poti fa più 9 Monteroni. Monteroni nel suo momento migliore, bella pallacanestro offensiva e solidità difensiva per gli atleti di coach Manfreda, che adesso ripartono con Giancarlo Rodriguez, che si alza dalla lunga distanza e trova l'altra tripla. 45 Monteroni, 33 Senigallia, più 12, massimo vantaggio della partita per la corazzata salentina, che adesso dovrà difendersi dall'attacco marchigiano gestito da Gnaccarini. La palla finisce nuovamente nelle mani di Barzanti, raddoppiato da Pagliano, quasi recupera il pallone Poti, nuovamente Barzanti si alza a 3 punti, solo primo ferro per lui, ostacolato bene da Poti. Adesso Rodriguez invita la calma per gestire il cronometro dei 24 secondi, ci sarà soltanto un'azione a concludere questo primo tempo con Rodriguez che sfrutta il blocco, no, e da portato a Mocavero, trova un tiro a 3 punti che non ha di certo buona fortuna, ci prova dalla linea di metà campo Pasquinelli, che a momenti trovava la conclusione da lontanissimo. Si conclude così il secondo quarto, 45 Monteroni, 33 Senigallia, per un Monteroni che in questo secondo quarto ha realizzato la bellezza di 31 punti a fronte dei soli 12 della squadra viaggiante. Un buon Monteroni in questo secondo periodo, che ha sicuramente migliorato la sua prestazione rispetto a quanto visto nei primi 10 minuti. Monteroni, che secondo me sta giocando come sa e come può, sbagliando poco in attacco e stringendo le maglie in difesa. Un Monteroni che così al completo quest'anno non l'abbiamo mai visto, e tutti insieme a difendere i colori giallo-blu, cioè insieme a Capitan Pagliano, che è assente nelle prime 3 gare. C'è anche Poti, assente poi in quelle successive, e poi Rodriguez, che si è fermato per oltre un mese e mezzo, 2 mesi, quindi c'è da dire che un Monteroni al completo quest'anno non si era mai visto, forse neanche nelle prime 3 gare di inizio campionato, per cui c'è da dire che questa è una squadra che può dire la sua. Obiettivo sicuramente è la salvezza a questo punto, dopo le tante occasioni perse, e fra queste possiamo sicuramente rendere note quelle
di Senigallia nella quarta di andata, dove Monteroni avrebbe meritato di portare a casa il referto rosa, ma nel finale fu travolto da Bazzanti e compagni con 10 minuti di vero fuoco che Monteroni non seppe tenere a bada. A quello poi si aggiunge anche la situazione psicologica del cambio della panchina avvenuta solo dopo 3 giornate. Naturalmente l'ottimo lavoro di coach Manfreda va sottolineato anche in una situazione del tutto sommato di emergenza, dovendo fare i conti con malanni di stagione e anche con gli infortuni di Pagliano, di Rodriguez, di Poti. Tutto sommato forse questa è la prima settimana nella quale coach Manfreda può avere tutti abili ed arruolati, e naturalmente forse c'è anche la possibilità di avere una maggiore rotazione dopo gli arrivi di Leucci e di Serio. Monteroni che ci auguriamo possa continuare a tenere questi ritmi e a darci delle soddisfazioni, questo lo diciamo come tifosi, anche se non dovremmo farlo, perché giustamente dobbiamo anche avere una, come dire, un profilo molto, molto basso a livello di enfasi nel commento, però ce lo perdonerete sicuramente. Un Senigallia che è partito tutto sommato con la marcia ingranata, cercando di subito annichilire quelle che potevano essere le difese di un Monteroni che dopo l'altra sconfitta di Ortona assicura non passa un buon periodo psicologico. Ma Monteroni ha giocato un secondo quarto di tutto rispetto, degno della pallacanestro di Serie B. Ora però naturalmente facendo i dovuti scongiuri, c'è da fare il conto con la bestia nera di questa squadra, la terza frazione di gioco, che spesso in questo campionato ha determinato un crollo mentale dei ragazzi di coach Manfreda. Sì, sarà fondamentale il gioco sin qui realizzato dalla squadra di coach Manfreda, cioè quello di gestire un po' le energie dei suoi atleti, con Mocavoro che ha giocato a intermittenza, alternato anche con Simone Serio e Alessandro Pagliano. Lo stesso Poti ha trovato qualche minuto di riposo, concedendo spazio al più che positivo nuovamente Francesco Leucci, Jeff Rodriguez, che si è alternato con Matteo Martina. Insomma, Monteroni ha gestito le energie in questo primo tempo, potrà sicuramente affrontare la seconda parte del match con altrettanto entusiasmo, altrettanta grinta, soprattutto quella palesata nei secondi 10 minuti che ha fatto la differenza, scavando un gap di 12 punti che fino a questo momento fa condurre Monteroni per 45-33 questa partita. Noi ci concediamo solo il tempo per prendere un po' di fiato, poi ritorneremo a commentarvi questa ennesima avventura della MD Discount Quarta Caffè Nuova Pallacanestro Monteroni, non appena le squadre rioccuperanno il parquet.
collegati con il palaquarta Lauretti di Monteroni, pronti per raccontarvi il secondo tempo con la terza mini frazione di questa gara valida per la quarta giornata del girone di ritorno, 19ª giornata del campionato nazionale di Serie B, girone D. Di fronte la MD Discount, quarta caffè, nuova pallacanestro Monteroni e la pallacanestro Senigallia. A riposo lungo le squadre sono andate sul Monteroni 45, Senigallia 33, dopo aver visto un Monteroni che ha realizzato 31 punti nella seconda frazione con un gioco veramente più fluido, più da Monteroni. Monteroni che rioccupa il parquet schierando Rodriguez in posizione di play, poi Leucci e Poti come esterni e Mocavero e Pagliano a difendere e attaccare il pitturato. Risponde Coach Valli con Gnaccarini, Maddaloni, Marinelli, Barzanti e Pierantoni, tutto pronto per il secondo tempo. A te Matteo, speriamo che sia un terzo quarto diverso dai soliti visti qui a Monteroni. Sì, come dicevamo, Monteroni deve sicuramente continuare il buon momento che l'ha visto protagonista nel secondo quarto e cercare di trasportarlo anche in questo terzo periodo e anche ovviamente nel quarto quando sarà il momento. Adesso attacca Barzanti che perde palla sull'ottima difesa di Alessandro Poti, quindi ci sarà rimessa per Monteroni. Subito aggressiva la difesa dell'esterno salentino che riesce a riconquistare la sfera, 24 secondi offensivi. Giancarlo Rodriguez serve Emanuele Mocavero che lotta con Pierantoni che riesce a scipparlo del pallone, a lanciare in contropiede la squadra biancorossa. Palla finisce nelle mani del numero 6 Marinelli, poi Gnaccarini apre per Maddaloni che si avventura nel cuore dell'area e trova soltanto il primo ferro. Rimessa per Senigallia dopo che a rimbalzo i lunghi del Monteroni hanno sporcato la sfera arancione mandandola oltre la linea laterale. Si alza da tre punti Maddaloni, solo secondo ferro per lui e rimbalzo altissimo per Rodriguez che si lancia velocissimo in contropiede non riuscendo però a fermarsi in tempo e commettendo un fallo di sfondamento ai danni del numero 9 Barzanti, secondo fallo personale per Jeff Rodriguez, quindi ancora con un numero accettabile di infrazioni personali per il playmaker in casacca numero 33 giallo-blu. Si riprenderà con una rimessa Senigallia dopo aver asciugato il campo per destinazione, verosimilmente andrà Marinelli, Matteo Marinelli, classe 84, schierato con la casacca numero 6, che naturalmente asciugano loro il parquet necessitando di una maggiore vigoria per asciugarlo prima del possibile. Ecco che Gnaccarini parte per Maddaloni ancora per Marinelli, servito Barzanti, su di lui c'è Leucci, poi Maddaloni spalle a canestro, prova a superare Poti, Marinelli per Gnaccarini, la penetrazione, prova a sfruttare la linea di fondo, lo scarico che non trova Maddaloni, buona difesa dei giallo-blu. Sì, ancora una volta Monteroni riesce a tenere strette le maglie difensive, a far cadere in errore l'attacco biancorosso. Adesso ci riprovano i salentini con Pagliano che consegna la sfera a Poti, palla finisce nelle mani in qualche modo di Emanuele Mocavero per poi rotolare lungo la linea laterale, rimessa per Monteroni che sarà effettuata da Alessandro Poti. Sistema in posizione di battuta, prova a servire Pagliano ma è lesta la difesa di Maddaloni che riesce ad avventurarsi nella pressa del canestro avversario
velocemente, ma non a convertire il suo recupero difensivo in due punti. Quindi ci riprova Monteroni, stavolta con Alessandro Poti, fronteggiato dal numero 6 Marinelli. Attacca il canestro, Poti non trova l'appuntamento con i due punti, ma è lesto Alessandro Pagliano a trasformare l'errore del compagno in un comodo appoggio al vetro che vale il 47esimo punto di squadra monteronese. Barzanti per Pierantoni, da tre la conclusione, il ferro. Quando Monteroni esce sul tiratore è chiaro che lo spazio a disposizione e la lucidità di tiro diventa inferiore, quindi le soluzioni dall'arco diventano anche una soluzione estrema per Senigallia. Ci prova Rodriguez che si avventura nelle maglie difensive, tra le maglie difensive della difesa di Coach Valli, e viene fischiato un fallo al playmaker Marco Gnaccarini, che ha spinto il suo pari ruolo in casacca numero 33. Timeout chiamato dalla panchina marchigiana, che vuole sicuramente riprendere qualche discorso con gli atleti in campo, perché sino a questo momento i marchigiani hanno trovato un po' di difficoltà nella metà campo offensiva a trovare l'appuntamento con il canestro, perché dopo che in difesa le cose non stanno poi andando tanto meglio, con Monteroni che riesce in qualche modo a mettere in difficoltà i meccanismi difensivi della squadra biancorossa. Da sottolineare, in due minuti e mezzo Monteroni ha segnato due punti senza concedere la via del canestro a Senigallia, e di questo passo, se questa è, se il buongiorno si vede dal mattino, difendendo così Monteroni potrebbe contenere lo score di Senigallia. Speriamo di avere ragione e di averlo anche a supporto alla fine della frazione. Tanto la chiamata della signora Diletta Bandinelli a favore di Senigallia per un presunto tocco di Leucci sulla palla uscita, quindi riparte Senigallia con Gnaccarini. Il blocco di Pierantoni stavolta non ho visto l'irregolarità, e quindi per Senigallia ha segnato Maddaloni con il punto numero 5 personale. 47 per Monteroni, 35 per Maddaloni, da 3 Rodriguez, solo ferro per lui, e riparte Senigallia. Barzanti per Maddaloni, poi c'è il fallo sanzionato a Alessandro Pagliano Amoroso, il suo primo fallo della serata. Ci sarà ancora 19 secondi per Senigallia per rimettere in gioco la palla e provare a capitalizzare l'azione. Intanto si accomoda Leucci in panchina, rientra Federico Ingrosso e Barzanti sale, si alza da tre, è un cecchino infallibile. Difesa perfetta di Federico Ingrosso, mano in faccia al tiratore avversario, che però è veramente un talento naturale da oltre l'arco, e quindi è riuscito, nonostante l'apparente difficoltà, a trasformare in tre punti il suo tentativo da lontano. Riparte Monteroni con Alessandro Poti, palla affidata a Emanuele Mocavero, che segue e legge benissimo il taglio di Giancarlo Rodriguez, che subisce il fallo da parte del numero 6 Marinelli, il suo quarto fallo personale per il lungo in casacca biancorossa. Un serio problema per la panchina di Coach Valli. Buono il primo tentativo di Rodriguez a cronometro fermo, mentre proprio Coach Valli chiama sul cubo dei cambi Catalani, che verosimilmente prenderà il posto di Marinelli. Buono anche il secondo tentativo di Rodriguez, viene confermata la sostituzione per Senigallia con il Marinelli che viene richiamato sul pino al suo posto. Giostrerà sotto canestro Catalani a quota 6 punti personali sino a questo momento.
riprende la doppia cifra di vantaggio Monteroni, intanto Senigallia con Catalani, quindi Maddaloni, evidente infrazione di passi non sanzionata dalla direzione di gara, e Maddaloni prova di tabella a trovare la soluzione a canestro, il rimbalzo di Alessandro Pagliano, poi il consegnato per Mocavero che si gira e realizza un facile appoggio di tabella. Consegnato in salto per Mocavero con un bel passaggio di Alessandro Poti, con eleganza ha trovato le sapienti mani del compagno. Qui Monteroni riesce a chiudersi difensivamente sulla penetrazione di Pierantoni, riparte in contropiede proprio con Poti che si alza dalla lunga distanza, solo primo ferro per lui, con adesso il rimbalzo gestito dalla squadra di coach Valli, parte in contropiede e il bel passaggio di Maddaloni che cercava Gnaccarini, in qualche modo la sfera finisce proprio nelle mani del playmaker in canotta numero 7 che da sotto canestro non trova l'appuntamento con i due punti, quindi Monteroni gestisce nuovamente 24 secondi offensivi. Rodriguez, poi Pagliano, un buon passaggio alto basso per Mocavero che non controlla la sfera ma comunque riesce a guadagnare una rimessa dal fondo. Sarà Emanuele Mocavero a rimettere lato corto del campo in zona di attacco, 51 Monteroni, 38 Senigallia. Federico Ingrosso prova a chiamare lo schema, esce Poti, riceve in punta, poi prova da tre Saffir di Sirena, ma c'è il tiro non valido perché già tempo era scaduto, quindi palla persa per Monteroni. Senigallia riprenderà con Maddaloni da sotto la nostra postazione, gioca per Gnaccarini, quindi ancora Maddaloni, prova a trovare un compagno libero, lo trova in punta a Pierantoni, quindi Barzanti tenuto da Ingrosso, la penetrazione, la stoppata di Mocavero su Barzanti e Federico Ingrosso gioca su Rodriguez da tre, la bomba sulla scia della prestazione offerta in quel di Ortona. Rodriguez ancora una volta incandescente dall'arco per il 54-38 in favore di Monteroni, che è partita in questo terzo quarto con un ottimo piglio, continuando quanto fatto vedere nei primi 20 minuti. Ci prova adesso Senigallia dalla linea dei sogni con il tentativo di Maddaloni, che poi dopo aver sbagliato a braccio letteralmente Alessandro Poti, quindi commette il suo fallo personale numero 1, primo fallo quindi per l'esterno in casacca numero 11, rimessa laterale dalla propria metà campo per Monteroni. Monteroni tiene la difesa di Monteroni, che ha concesso solo 5 punti a Senigallia in 6 minuti di gioco e ne ha realizzati 9. Intanto Pagliano si riaccomoda in panchina e al suo posto in campo Ianuale, che abbiamo visto solo nella prima frazione segnare 4 punti, poi la scelta di coach Manfreda di metterlo in panchina e utilizzare Serio e Martina. Da 3 prova Mocavero, corta la conclusione di Mocavero che paradossalmente ha realizzato ancora solo 8 punti in questa partita. Intanto Maddaloni prova ad attaccare le maglie della difesa giallo-blu, poi scarica in angolo per Gnaccarini, esce Bertoni, c'è il fallo di Ingrosso su Barzanti, e naturalmente una difesa aggressiva quella di Ingrosso su Barzanti, che non può essere, non gli si può dare neanche un centimetro con la palla in mano. Il fallo di Ingrosso, sacrosanto, i danni di Barzanti. Adesso Senigallia riparte con Maddaloni che sfrutta il blocco di Catalani, si avventura in palleggio, sfugge la maniglia del pallone e prova un improbabile jumper che viene sputato dal ferro, si infrange contro la struttura del tabellone, quindi viene segnato come un
come una palla persa per Senigallia e nuovo possesso per Montorone, mentre è pronto sul cubo dei cambi Simone Serio, probabilmente prenderà il posto di Emanuele Mocavero. Palla adesso nelle mani di Ianuale, consegnato per Poti, che attacca il canestro, prova a fermarsi e ad alzarsi poi con un gancio sinistro che va corto sul primo ferro, non riesce ad agguantare a rimbalzo Mocavero, disturbato il passaggio di Gnaccarini. Alla fine la sfera finisce nelle mani di Maddaloni, che subisce anche il fallo del numero 7 Ianuale, ed è effettuata la sostituzione proprio da coach Manfreda. Viene richiamato in panchina Emanuele Mocavero, al suo posto già citato Simone Serio. Ripartirà Maddaloni per Senigallia con una rimessa lato corto del campo in zona di attacco, trova Barzanti in angolo che deve liberarsi di ingrosso, poi scivola Barzanti, ma viene, ma oltre a commettere infrazione di passi, viene dato il fallo a Federico Ingrosso per averlo spinto. Questa è la motivazione che il pubblico non condivide, però noi ne dobbiamo prendere atto. E la rimessa sarà ancora per Maddaloni, anzi ci saranno due tiri liberi per il per Senigallia, sarà proprio Barzanti ad avere due viaggi in lunetta. Barzanti che adesso si asciuga mani e volto prima del tentativo di realizzazione dei tiri dalla linea della Carità, una chiamata, forse una delle poche chiamate discutibili della direzione di gara, che ci è parsa non condizionare proprio per niente la gara. E Barzanti sbaglia il primo tentativo infrangendolo sul primo ferro, errore inusuale da parte sua che è però parzialmente rimediato con il secondo tentativo, che invece tocca il fondo della retina, quindi segna il 39esimo punto di squadra per Senigallia. Attacca Rodriguez, fronteggiato da Caverni, poi Poti, disturbato da Maddaloni, sfrutta il blocco portato da Simone Serio e subisce un fallo da Maddaloni che dopo essersi scontrato con lo stesso Serio ha cercato in qualche modo di sottrarre la sfera arancione dalle mani dell'esterno in casacca numero 8. Rimessa laterale per Monteroni, palla che finisce nelle mani di Ianuale, brutto fallo subito da Matteo Martina, che deve aver battuto la testa a terra, infatti viene richiamata l'attenzione dello staff medico monteronese, speriamo non sia niente di grave. Brutto fallo, direi, di Catalani che butta al tappeto Matteo Martina, e adesso deve anche intervenire lo staff sanitario del Monteroni. Speriamo che non sia nulla di grave per il giovane classe 1999, frutto del vivaio della squadra salentina. Siamo con entrambe le squadre in bonus. Naturalmente Matteo Martina dovrà abbandonare il campo una volta che si sarà rialzato per regolamento. Vediamo quale sarà poi la scelta della panchina salentina. Quindi si riprenderà con le squadre che hanno già raggiunto il bonus. Applausi scroscianti per Matteo Martina, tutto di due conclusioni in layup e una tripla. Al suo posto in campo rientra Francesco Leucci, classe 95, anch'egli monteronese doc, anch'egli cresciuto nella nuova pallacanestro Monteroni. Quindi due tiri liberi al posto di Matteo Martina, sarà Francesco Leucci che l'ha avvicendato a usufruire dei due viaggi in lunetta. Sarà facile a freddo riuscire a realizzarli. Subito ci smentisce con il primo tentativo Francesco Leucci.
che non trova stavolta la conclusione con il secondo tentativo, ma a rimbalzo la palla viene toccata per ultimo dal numero 8 in casacca biancorossa Catalani, quindi ci sarà una rimessa per Monteroni effettuata dallo stesso Lucci per Ianuale, che non trova l'appuntamento con il canestro. Rimbalzo di Maddaloni, poi Taverni, finta il tiro e si avventura nel pitturato Coros da parte del giovane playmaker in casacca numero 12, e palla riconquistata da Monteroni. Rodriguez, arresto e tiro, solo Ferro, Caverni per Barzanti, tentativo in layup di Barzanti che trova il fondo della retina. Paradossalmente Barzanti ha un 100% da 3, un 50% dalla lunetta. La capacità di tiro evidentemente quest'oggi di Barzanti migliora all'aumentare della distanza dal ferro. Non va al tiro a tre punti della Monteroni, ci prova dalla lunga distanza e il capitano Pierantoni che trova soltanto il primo ferro, poi la palla viene ragguantata dalla difesa monteronese, che adesso può gestire una nuova manovra offensiva con Giancarlo Rodriguez. Sfugge dalle sue mani il pallone, quindi è proprio Barzanti a palesarsi nella metà campo difensiva del Monteroni. Poi Maddaloni, nuovamente Barzanti, troppo spazio per Catalani dalla lunga distanza, che dagli angoli si è rivelato un eccellente tiratore quest'oggi con la sua terza tripla di serata. 9 punti per Catalani, tutti frutto di tiri dalla lunga distanza. Si riporta sotto Senigallia dopo che Monteroni aveva trovato anche 16 punti di vantaggio. Tutto sommato, però, a un minuto dal termine della mini frazione Monteroni ha tenuto bene in difesa, concedendo 11 punti in questa frazione, segnandone soltanto 10. Quindi gara tutta difensiva del Monteroni, che tiene a debita distanza gli ospiti di Coach Valli, e naturalmente ancora concentrazione per il finale di questa mini frazione, per poi veramente giocarsela con il coltello fra i denti nell'ultimo quarto. Si è arrivati fino a questo punto, Monteroni può sicuramente giocarsela a viso aperto contro una squadra che in classifica occupa la settima posizione, che sino a questo momento ha dimostrato di essere un collettivo di estremo livello. Monteroni quest'oggi ha dimostrato una pallacanestro sino a questo momento di livello elevato, con tutti gli atleti di Coach Manfreda in grado di fare la differenza sino a questo momento. Adesso Monteroni supera con qualche difficoltà la metà campo difensiva, la palla finisce nelle mani di Simone Serio, che cede poi a Francesco Leucci. Adesso Gianmarco Ianuale a gestirla dal post, trovare un canestro dall'altissimo coefficiente di difficoltà, sbilanciato all'indietro, riesce comunque a realizzare un canestro da 2 punti. Adesso ci riprova Senigallia, che riconquista il pallone dopo il tentativo sbagliato e si presenta al tiro con Barzanti, che subisce però un fallo e quindi avrà a disposizione 2 tiri liberi dalla lunetta. Un fallo che Simone Serio ha dovuto commettere, perché si è trovato nella direzione della penetrazione in pitturato di Barzanti, che stavolta mette a segno il primo dei 2 tiri liberi. In precedenza aveva realizzato un 50%, questa circostanza un 2 su 2 che fanno complessivamente 3 su 4 dalla lunetta per Barzanti, mentre in campo rientra Emanuele Mocavero al posto di Simone Serio. Mocavero che gioca con Leucci, che consegna in grosso, quindi in grosso per Poti, che esce dai blocchi, arriva fino in fondo di sinistro, appoggia il gancio utile per il 59esimo punto.
sospende un fallo su Barzanti, Alessandro Petini nel tentativo di recuperare la palla, impattato sul braccio del forte esterno in casacca numero 9 biancorossa, che si ripresenterà a cronometro fermo di fronte alla curva dei tifosi del Monteroni. Provano a disturbarlo con qualche fischio, con i tamburi, ma Barzanti si è dimostrato decisamente freddo in queste occasioni e anche adesso riesce a realizzare un ottimo 2 su 2. Viene richiamato in panchina Gianmarco Ianuale, al suo posto Giancarlos Rodriguez, gli ultimi 6 secondi di terzo periodo. Destinatario della rimessa proprio Rodriguez, che passa nuovamente a ingrosso, si avventura nel cuore dell'area e trova il canestro a fil di sirena. Con una ottima lettura della difesa avversaria, Federico Ingrosso riesce a sbloccare il tabellino monteronese, che adesso tocca quota 61 punti complessivi a fronte dei 48 della squadra viaggiante. Monteroni che si aggiudica anche questa terza minifrazione sul 16-15, ha tenuto in questo terzo quarto Monteroni, e speriamo che anche la quarta minifrazione possa essere una gara di tenuta difensiva e di buona percentuale realizzativa. Monteroni che naturalmente, grazie anche ai nuovi innesti, ha una maggiore possibilità di rotazione. Consideriamo che Emanuele Mocavero è rimasto in panchina per buona parte della gara e paradossalmente dobbiamo dire che Matteo Martino ha fatto 7 punti contro gli 8 del giocatore simbolo di questa squadra, Emanuele Mocavero, che è uno dei migliori realizzatori del torneo, con una media di circa 22-23 punti ad allacciata di scarpe. E sugli ultimi 10 minuti daranno il verdetto finale. Per questa partita è sicuramente stata molto avvincente fino a questo momento. Monteroni, come diceva giustamente Antonio, in grado di tenere testa ad una squadra meglio posizionata in classifica e di dare filo da torcere appunto ai ragazzi di coach Valli. Adesso questi ultimi 10 minuti ci sarà da riproporre lo stesso entusiasmo, lo stessa grinta che ha accompagnato le azioni offensive e difensive dei gialloblu, cercando di limitare soprattutto il nemico pubblico numero uno, potremmo definirlo così sportivamente parlando ovviamente, vale a dire Barzanti, che si è reso protagonista di una prestazione assolutamente di altissimo livello, forse anche di degna di campionati superiori a quello di Serie B. Tutto pronto per la ripresa del match con la rimessa di marca gialloblu. Coreografia di tifo intanto veramente bella qui al Palaquarta Lauretti. Ci auguriamo che a questa gioia della tifoseria si possa anche aggiungere la gioia di un referto rosa. E Francesco Leucci fa tutto da solo il canestro in arresto e tiro, e poi la difesa su Pierantoni. Assolutamente da ricordare e da mostrare a chi è all'inizio con questo sport l'azione precedente del Monteroni in attacco, un giro di palla decisamente bello da vedere e anche efficace, come abbiamo visto con il canestro realizzato da Francesco Lucci. Bello vedere Monteroni così, così limpido, così pulito stilisticamente, lontano da preoccupazioni, in grado anche di dare grossi grattacapi alle difese avversarie grazie ai talenti individuali di cui dispone coach Manfreda. 2 su 2 dalla lunetta per Barzanti, ancora una volta micidiale al tiro l'atleta in casacca numero 9. Adesso Monteroni si ripresenta nella metà campo offensiva con Francesco Leucci, che riceve il passaggio di Federico Ingrosso senza riuscire a controllarlo, quindi palla persa del Monteroni a 9 minuti e 13 alla fine della partita. Dovrebbero essere 24 i punti a referto per Barzanti. Primo minuto dell'ultima minifrazione, Monteroni 63, Senigallia 50. Prova da tre ancora
il numero 8 Catalani, stavolta senza esito. Poi Monteroni gioca con Ingrosso che ricopre la posizione di play, tanto il piede del giocatore di Senigallia che fanno carambolare la palla al di là della linea di fondo. Ci sarà un nuovo possesso per Monteroni con 14 secondi da giocare. Alessandro Poti prova a trovare in Ingrosso il compagno per ricevere, poi Ingrosso per prova a trovare un compagno, nel frattempo sanzionato di sfondo in attacco Manuele Mocavero con il suo fallo numero 2. Manuele Mocavero prova a chiarirsi con l'arbitro, mentre intanto è chiamato time out dalla panchina monteronese. Secondo fallo personale sanzionato a Manuele Mocavero, che si è intrecciato, potremmo dire così, con il playmaker avversario Caverni. Sicuro mismatch fisico tra i due, con il playmaker in casacca numero 12 che è caduto sul parquet facendo fischiare appunto al primo arbitro l'infrazione a carico del pivot salentino. Minuto di sospensione appunto dal gioco, chiamato da coach Manfrede, prova a parlare un po' con i suoi. Adesso gli arbitri richiamano proprio i due team in campo perché è finito il tempo a disposizione per le chiacchiere, bisogna rimettere piede in campo. Possesso per i biancorossi di Senigallia, con Caverni ad aver raggiunto il campo per destinazione, che dà a Maddaloni, su di lui Leucci. Maddaloni in palleggio prova a superare il giocatore in casacca numero 11 del Monteroni, poi Maddaloni sale in palleggio, arriva fino in fondo, il layup di Classe mette il suo punto numero 7 della serata per il meno 11 Senigallia, con Ingrosso che è schierato in posizione di play. Monteroni prova a riportarsi in attacco, Mocavero che deve liberarsi di Pierantoni e c'è il fallo su Manuele Mocavero del giocatore in casacca numero 5, dovrebbe trattarsi del secondo fallo personale. Ci saranno due viaggi in lunetta per Manuele Mocavero. Usa il fisico Mocavero in quest'ultima occasione, riesce a portare a caso due tiri liberi importanti, il primo dei quali messo a segno dall'esperto pivot salentino, sino a questo momento trascinatore nella stagione dei gialloblu. Buono anche il secondo tentativo per lui, quindi 65 Monteroni, 52 per Senigallia, che adesso attacca con Maddaloni. Palleggio per lui e palla ceduta a Pierantoni, che si avventura in palleggio cedendo poi a Catalani. Ancora una volta da tre punti realizza il lungo di Senigallia, che riporta a meno 10 i suoi. Adesso Ingrosso cede a Poti, che a sua volta scambia con Mocavero. Buona circolazione di palla del Monteroni con Ianuale che prova un passaggio lob per Ingrosso mal calibrato e si ripresenta dall'altra parte nuovamente Catalani, infila la seconda conclusione dell'arco consecutiva, riporta ad una cifra di svantaggio il gap dei salentini con il punteggio adesso fermo sul 65-58. Coach Manfreda richiama intanto in panchina Francesco Leucci e rimette nella mischia Giancarlo Rodriguez. Quello che ci si aspettava, Monteroni che crolla nel finale, speriamo che si tratti soltanto di un momento, no. Intanto Pierantoni trova il rimbalzo dopo il tiro dalla lunga di Maddaloni e quindi ci sarà un fallo su Pierantoni, che usufruirà di due tiri dalla linea della carità. 65 per Monteroni, 58 per Senigallia. Intanto non va il primo dei due tiri liberi di Pierantoni, che aveva realizzato un 1 su 2 dalla lunetta, e così anche in questa circostanza.
circostanza come prima è meno 6 Senigallia, con Monteroni che riparte da Rodriguez, Januale il consegnato, poi il tentativo di Maddaloni di attaccare Rodriguez, lo scarico per Mocavero, poi Ingrosso che prova a scaricare per Rodriguez che dalla lunga butta un airball inguardabile e regala il possesso a Senigallia. Ostacolato bene da Pierantoni in questa occasione, Rodriguez sbaglia come di solito non farebbe, quindi regala il possesso a Senigallia. Caverni chiama lo schema per i suoi compagni, oltrepassa la linea di metà campo, scambia con Pierantoni, poi destinatario del passaggio consegnato ancora una volta Barzanti che realizza il jumper dalla media. Adesso l'inerzia del match in favore di Senigallia, che ha infilato una serie di canestre, ha riportato a meno 4 addirittura la squadra di coach Valli, mentre Alessandro Pagliano è costretto ad uscire a causa di un colpo subito all'altezza della coscia. Viene rimesso in campo quindi Gianmarco Januale. Adesso il quintetto monterenese è quindi composto da Rodriguez, Poti, Ingrosso, Januale e Mocavero. Senigallia in questo finale, quando mancano 6 minuti, ha accorciato a meno 4. Poti prova a trovare in retrocedendo un canestro difficilissimo, poi sul ribaltamento di fronte Pierantoni non trova la palla, quindi fortunato in questa circostanza Monteroni che non subisce un canestro facile. Tanto riparte Rodriguez per i salentini, taglia Poti, blocco di Mocavero, poi Rodriguez prova ad andare fino in fondo, lo scarico per Mocavero intercettato, quindi c'è Barzanti che commette infrazione di passi di partenza e anche in questa circostanza Monteroni fortunato. Monteroni che in questo momento sembra un po' impaurito dalla risalita della squadra di coach Valli, quindi sta mal gestendo gli attacchi, ha concesso anche qualche occasione di troppo in attacco qui graziati dall'infrazione ai passi di Barzanti. Ci prova Alessandro Poti che supera con un movimento elegantissimo i suoi avversari e appoggia in rovesciata al tabellone il 67esimo punto di squadra. Ci prova proprio Barzanti adesso a replicare dopo però aver subito il fallo proprio di Alessandro Poti, e ci sarà rimessa in favore dei marchigiani, sarà effettuata proprio dall'esterno in casacca numero 9. Sarà Caverni a rimettere in campo per Senigallia. Buona la difesa di Poti, giudicata al limite del regolamento dal duo arbitrale. Intanto Caverni per Pierantoni, quindi Maddaloni che prova il tentativo di penetrazione, lo scarico per Pierantoni, poi Caverni per Catalani in angolo, stavolta è corta la conclusione di Catalani, e Monteroni che riparte con Rodriguez. 67 per Monteroni, 61 per Senigallia. Ingrosso per Poti, si alza Poti, ma il fallo di Januale su Catalani fanno perdere il possesso a Monteroni. C'è anche coach Manfreda che ha da recriminare su questa chiamata arbitrale. Intanto il terzo fallo di Gianmarco Januale, e coach Valli rimanda in campo Marinelli al posto di Pierantoni. Marinelli che nel finale di Senigallia aveva sicuramente fatto male a Monteroni. Sto Caverni a gestire l'azione di Senigallia, poi cede a Maddaloni che va cortissimo da 3 punti, al rimbalzo segue Catalani, però dopo aver agguantato la sfera mette il piede oltre la linea di fondo, quindi regala la sfera ai gialloblu, che adesso chiamano un minuto di sospensione per riprendere fiato e ridisegnare un po' i giochi in attacco per la prossima azione.
10 su 30 per Senigallia dall'arco, percentuali che si sono abbassate via via, pur considerando che fra Catalani e Barzanti sono 9 le triple messe a segno, oltre a quella poi di Pierantoni fanno 10. Nonostante tutto Monteroni sta riuscendo a tenere a distanza, se vogliamo, distanza sia pure adesso che comincia a lampeggiare in rosso, ma comunque sono 3 possessi per Monteroni avanti di 6 punti quando mancano 4 minuti 41 secondi alla sirena finale. Il Senigallia si riposiziona in campo con Maddaloni, Caverni, Barzanti, Catalani e Marinelli, mentre Monteroni con Ingrosso, Rodriguez, Mocavero, Poti e Pagliano. C'è Rodriguez che prova una transizione veloce, poi si ferma tenuto da Maddaloni, prova ad uscire dai blocchi Poti, mentre poi riceve Ingrosso che arriva fino in fondo, il gancio che tocca solo il primo ferro, rimbalzo di Maddaloni, poi Caverni non se la sente di tirare da 3, un palleggio e poi il punto numero 2 di Caverni che rompe il digiuno, che rompe il digiuno in questa partita, riportando a meno 4 la sua squadra. Intanto prova Rodriguez ad andare fino in fondo e c'è il fallo sanzionato al numero 6 Marinelli, che dovrebbe a questo punto lasciare l'incontro dopo aver realizzato 4 punti. Esce al minuto numero 36 di questa gara, al suo posto rientra Pierantoni, in lunetta intanto Rodriguez. Buono il movimento di Rodriguez, che ha costretto il lungo avversario a spendere il suo quinto e ultimo fallo di serata, quindi un problema in più per la panchina di Coach Valli. Intanto buono il tentativo di Rodriguez, cronometro fermo, e riesce anche a bissare con il secondo, 2 su 2 per Rodriguez, 69 Monteroni, 63 Senigallia, che qui quasi perde il pallone con Caverni dopo il passaggio era stato intercettato da Pagliano. Qui lo stesso playmaker classe 96 subisce il fallo della difesa monteronese, più precisamente dal numero 33 Rodriguez, al suo quarto fallo personale, quindi anche problemi per lui sino a questo momento. Dovrà fare attenzione a non commetterne un altro per non rimanere fuori dalla partita. Errore a cronometro fermo per Caverni, che però riesce a rimediare con il secondo tentativo, realizzando quindi un 1 su 2. Passaggio ai limiti dell'errore per Manuele Mocavero, riesce a controllare Ingrosso e poi Rodriguez a dover gestire l'attacco monteronese. Supera la marcatura di Maddaloni, apre per Emanuele Mocavero, si alza a 3 punti, non va il lungo monteronese, a rimbalzo lotta Pierantoni con Pagliano e Poti, in qualche modo riesce ad uscirne Senigallia, limite dei cronometro, limite degli 8 secondi, ma Barzanti nel tentativo di scaricare in angolo per Caverni calibra male l'assist ed è palla persa per Senigallia, una palla persa che può pesare tantissimo a 3 minuti e 12 secondi alla fine della partita. 69 per Monteroni, 64 per Senigallia. Il possesso giallo-blu salentino, Monteroni in bonus, riprenderà lato lungo del campo in difesa per Mocavero, quindi Rodriguez prova a superare la linea di centrocampo, su di lui aggressiva la difesa di Maddaloni, poi Pagliano per Ingrosso, esce Poti dall'arco da 3, la bomba di Alessandro Poti. Nei momenti chiave escono
fuori valori individuali dei giocatori in casacca gialloblu. Qui Alessandro Poti si scrive nuovamente referto con un tiro a tre punti pesantissimo, prova a rispondere Catalani, ancora una volta troppo spazio per lui, non punisce dalla lunga distanza ma rimbalzo, è bravo Pierantoni a correggere il tentativo sbagliato del compagno per il 66esimo punto di squadra per i biancorossi. Adesso Rodriguez supera con un gioco di prestigio la difesa di Maddaloni che nel tentativo di recuperare effettua una stoppata fallosa a giudizio dell'arbitro, per lui terzo fallo personale, quindi saranno nuovamente due tiri liberi per Giancarlos Rodriguez. Due viaggi in lunetta per Rodriguez che fino a questo punto ha realizzato 8 su 8 dalla linea della Carità. 23 punti per lui, una media di tutto rispetto dopo 30 di Ortona, ancora possibilità di allungare il suo score, quindi fa 10 su 10 Rodriguez, fa 25 nello score complessivo, Monteroni che allunga più 8, intanto Catalani mette la sua tripla numero 5. Ancora una volta troppo spazio per Catalani che dall'angolo, come abbiamo potuto sperimentare nel corso di questa partita, è una vera e propria sentenza. Ci prova ancora una volta Poti, non va stavolta il tentativo dell'atleta in casacca numero 8 che tenta di ostacolare poi Caverni dopo che il playmaker aveva oltrepassato la linea di metà campo, ma commette il suo quarto fallo personale, quindi quarto fallo personale anche per lui, oltre che a Jeff Rodriguez, due tentativi dalla lunetta per Caverni che in precedenza aveva realizzato soltanto un 1 su 2. Due possibilità per portare a tre punti lo svantaggio di squadra per Senigallia, due tiri liberi affidati alle mani di Caverni, a segno con il primo dei due tentativi, il giovane classe 1996 si appresta alla seconda possibilità di tiro, fa 2 su 2 per un complessivo di 3 su 4 dalla lunetta, meno 3 Senigallia, 74 per Monteroni, 71 per Senigallia, all'andata era finita 76 a 70 per Senigallia, in funzione anche di un'eventuale vittoria ci sarebbe da guardare anche la differenza canestro. Adesso Monteroni deve rimanere concentrato in quest'ultimo minuto e 37 secondi di quarto quarto, prova Rodriguez a mettersi in proprio con un jumper, trova soltanto il primo ferro ma Emanuele Mocavero titaneggia sotto i ferri e riesce a guadagnarsi un doppio viaggio in lunetta con il secondo fallo sanzionato al numero 5 Pierantoni. Emanuele Mocavero che adesso appunto sbaglia il primo tentativo a cronometro fermo, un errore non da Mocavero in questa occasione, però riesce con il secondo tentativo. Riparte Maddaloni che ferma il cronometro prima di prendere la palla da terra, Maddaloni sul blocco di Pierantoni, lo scarico per lui, poi per Catalani che prova ancora da tre, stavolta solo ferro per lui, il rimbalzo è di Pagliano e gioca adesso Rodriguez il pallone dell'attacco monteronese quando mancano 65 secondi al termine della partita. C'è Rodriguez, tentativo di penetrazione, poi il tiro da tre stoppato da Pierantoni e poi tempo scaduto, Monteroni perde palla e siamo nell'ultimo minuto. Monteroni 75, Senigallia 71, speriamo bene. Non gestito benissimo l'ultimo possesso a parte di Rodriguez che ha provato un isolamento forzando
un tiro stoppato prontamente dalla difesa di Pierantoni. Qui Mocavero non è riuscito a raccogliere la sfera e a scagliarla verso il canestro in tempo utile, quindi infrazione 24 secondi per Monteroni quando mancano 55 secondi e 5 decimi alla fine della partita. Monteroni in vantaggio di 4 punti con il risultato al momento ancorato sul 75-71, ma il possesso sarà per i ragazzi di Coach Valli, quindi ci sarà la possibilità per i biancorossi di accorciare le distanze. Bisogna ovviamente cercare di mantenere quanto più stretto il contatto con i tiratori micidiali a disposizione della squadra biancorossa, due su tutti, Barzanti e Catalani, che tanto male hanno fatto in questa partita alla squadra di Monteroni. Quindi tutto pronto per la ripresa della partita. Coach Valli, dopo il time out, fa ripartire la squadra da tre quarti campo. Possesso per Barzanti che dà a Maddaloni, esce Pierantoni e riceve il consegnato, poi ancora Pierantoni per Barzanti che prova la penetrazione, manda a vuoto Potima, poi sbaglia il tentativo piazzato ed è Rodriguez che riprende la palla. 37 secondi, possesso di Rodriguez, su di lui Caverni, c'è Mocavero attaccato da Pierantoni che prova ad andare fino in fondo e trova il canestro del 77esimo punto. Pesantissimo canestro di Mocavero, adesso Monteroni deve stringere i denti in difesa. Fallo speso da Manuele Mocavero che blocca la penetrazione di Pierantoni. Comunque nell'ultima azione si è vista tutta l'esperienza, tutta la forza e il talento di Manuele Mocavero, che ha saputo trascinare con due punti di assoluta importanza i suoi compagni. Adesso Pierantoni deve fare i conti con il paraquarta Lauretti a cronometro fermo. Buono il tentativo, il primo tentativo del capitano di Senigallia, che segna con l'aiuto del ferro e del tabellone il secondo tentativo. Adesso rimessa per Monteroni che deve fronteggiare la pressione della difesa di Senigallia. Ancora una volta Mocavero a tagliare le castagne dal fuoco per i padroni di casa. Il fallo personale fischiato a Pierantoni, al suo terzo fallo questa sera. Nuovamente due tiri liberi per Emanuele Mocavero, in precedenza aveva realizzato un 1-2. Come prima per Pierantoni, ancora una volta i ferri del palaquarta Lauretti accompagnano il tentativo di Mocavero che realizza un pesante 2-2. 79 Monteroni, 73 Senigallia. Caverni per Pierantoni da 3, la bomba per il meno 3 quando mancano 8 secondi. E il fallo di Caverni ancora porterà Monteroni in lunetta. Monteroni dovrà provare a realizzare un 2-2 e comunque anche Rodriguez dovrà fare del suo meglio per non rompere il 100% dalla lunetta. E purtroppo Rodriguez sbaglia il primo tentativo, poi fa 1-2 e quindi adesso Caverni proverà a trovare la soluzione per... c'è il fallo, l'espulsione, fallo tecnico, Alessandro Poti probabilmente, il fallo numero 5 di Alessandro Poti, che esce al 40esimo dopo aver realizzato 18 punti, una chiamata che non ci voleva questa, con che porta Maddaloni in lunetta. Maddaloni per Senigallia in lunetta. Comunque, se non ho visto male, ci saranno solo due tiri liberi e poi avrà il possesso Monteroni con 2 secondi da giocare. Quinto fallo di Alessandro Poti e i ferri del palaquarta Lauretti ancora una volta
accompagnano il tentativo di Barzanti, che vale il 77esimo punto di squadra. Adesso ci sarà lotta a rimbalzo ed è Mocavero ad uscire vincitore. Monteroni vince 80-77 la sfida contro Senigallia, una sfida combattuta fino all'ultimissimo secondo, è portato a casa con grande grinta da parte del Monteroni, che nonostante non abbia gestito al meglio magari il vantaggio accumulato nei primi tre periodi, è riuscito comunque a spuntarla con una ottima prestazione collettiva. Finalmente Monteroni ritorna alla vittoria al Pala Quarta Lauretti dopo l'impasse di Ortona contro una squadra che aveva 4 punti di più in classifica, che all'andata aveva sanzionato la prima sconfitta dei gialloblu di coach Manfreda. Monteroni vince, ma nonostante tutto resta sotto lo scontro diretto per soli 3 punti come differenza canestro. Comunque ci volevano i 2 punti per rinsaldare la classifica, per tenere a bada le squadre che seguono in classifica e soprattutto in ottica positiva guardare anche a raggiungere Senigallia che occupa una delle posizioni della griglia playoff. Noi vi ringraziamo ancora per la cortese attenzione. Antonio Giancane, Matteo Leo vi hanno raccontato di questa avventura stavolta vittoriosa del Monteroni qui al Pala Quarta Lauretti. Ringraziano Mino Leo per la parte tecnica e le riprese video e vi danno appuntamento a domenica prossima sempre qui al Pala Quarta Lauretti, dove sarà ospite la squadra di Porto Sant'Elpidio. Buonasera a tutti.